Buonasera, sono Luca Vignali, oboista, e vi spiegherò come Brahms utilizza il mio strumento all'interno delle sue variazioni opera 56A su tema di Haydn. Ho avuto la fortuna di suonarle nell'ottobre scorso alla Sala Verdi di Milano con la Filarmonica di Milano diretta dal maestro Gatti. Nel repertorio romantico, l'oboe non ha brani importanti in veste solistica, ma viene utilizzato nel repertorio orchestrale con molta importanza anche dallo stesso Brahms, che gli dedica delle pagine straordinarie nelle sinfonie e anche in queste variazioni. Infatti, il tema esposto dall'oboe lo troviamo tale quale come nel Divertimento di Haydn nella versione per fiati, dove lo stesso oboe esegue questo tema. Nella variazione numero 3 troviamo lo stesso tema in veste pastorale molto più legato ed è sempre l'oboe che lo suona. Proseguiamo e andiamo alla variazione numero 4, dove il tema è in versione minore.